Come avevamo anticipato la scorsa settimana, ad ogni puntata di Vini di Liguria parleremo di una qualità di vino, per meglio consentirvi di acquisire una più profonda conoscenza delle tipologie del territorio. Ad aiutarci in questo percorso è il nostro ospite fisso, Ivano Brunengo, delegato provinciale FISAR. La scelta è caduta su un vino che ha da poco ottenuto la denominazione di origine controllata. Parliamo della granaccia tipica delle colline savonesi. Va premesso che parliamo di un vitigno internazionale, originario si dice della Spagna, dove si chiama granaccia tinta, ma conosciuto anche nel sud della Francia come Grenache Noir, che poi altri non è, si dice sempre, Le Châteauneuf du Pape. In Italia, in Sardegna in particolare, prende il nome del vino locale più tipico, il Cannonau. È un'introduzione soddisfacente o da cancellare? No, è soddisfacente, non è completa, e se vuoi posso fare un'integrazione. Siamo qua per questo. Allora, è anche sinonimo di Alicante. Quindi la Spagna c'entra in qualche c'entra, modo. Alicante, più che ancora che Grenache. E Gamay. Il Gamay non è altro che una piccola mutazione della granaccia. In realtà Gamay è il vitigno della Valle del Rodano, per capirci. Per cui alle piedi della Valle del Rodano, uno Châteauneuf du Pape, che io non riesco a dirlo come lo dici tu per i tuoi trascorsi francesi, la granaccia non è altro che uno dei 13 vitigni che lo compongono. 13. Però anche loro si sono resi conto che 13 sono veramente tanti, perché danno una disparità di qualità da un produttore all'altro, che in effetti oggi la granaccia è la gran parte del prodotto, insomma. Senti, noi ti ricordi la settimana scorsa abbiamo detto che ogni volta parliamo di un vino. Oggi abbiamo detto che parliamo della granaccia e so che tu ne hai una bottiglia che possiamo stappare e tu ci racconti tutto. Facciamo tutta l'operazione come se fossimo in un grande albergo. Le solite scene. Va bene, allora puoi prenderti la bottiglia, Ivano, tranquillamente, l'abbiamo messa sotto il tavolo per motivi evidenti. E adesso vediamo l'operazione tipica del sommelier. Così facciamo vedere anche ad aprire una bottiglia ogni volta. Nel frattempo tu puoi cominciare a parlarci di questa granaccia, questa è quella che arriva dai viticoltori in Gaudi. Sì, allora, tu hai detto tipica delle colline savonesi. Esatto. Per meglio identificarla, diciamo che questo prodotto è entrato nella DOC Riviera Ligure di Ponente, con una sua denominazione granaccia, da 2 anni a questa parte, perché prima in realtà era nell'IGT Colline Savonesi, che forse è quello che volevi dire, insomma. Cosa succede? Che questa granaccia è da sempre coltivata in Liguria, specialmente in una zona che rimane alle spalle di Savona, che è Quiliano Valleggia. Quando si passa in autostrada. Quindi è limitato come zona? No, nel senso che lì hanno continuato a farla anche quando la DOC non prevedeva che esistesse, praticamente. Adesso invece Adesso è entrata a far parte della DOC, dice, da pochissimo tempo. È entrata a far parte della DOC da pochissimo tempo. E di conseguenza riusciamo a capire che questo vino, che è stato per un po' isolato nel novero di quelli più conosciuti, diciamo. Sì, è stato, diciamo che non è, all'inizio, probabilmente come abbiamo parlato la volta scorsa, chi ha determinato il territorio. Beh, il colore è molto bello, no? Sì. Il colore. Tocca a te. Adesso mi siedo, la faccio da seduto, così almeno televisivamente siamo più a posto. Tocca a te spiegarci le caratteristiche. Questo colore. Ecco, cominciamo dal colore. Il colore, allora, sul colore io ho sempre dei problemi, perché ognuno ha una sua interpretazione del colore. Mi interessa sapere che il rosso, nei rossi specialmente, non è che uno debba identificare se è un rubino intenso, meno intenso, un granato più chiaro, più scuro. Mi interessa poco, se non andiamo a determinare che cosa, il fatto che stia diventando color arancio il vino, allora in quel caso lì sì, oppure se siamo di fronte a un vitigno che non è della nostra zona, ma che è nei vitigni
raccomandati può essere inserito, che è la Barbera, che ha questa colorazione viola che è tipicissima, no? Per capirci. Qua l'unica cosa che devo vedere in un vino che a me interessa, ecco, è che questo vino sia limpido, sia brillante, e come in questo caso, non so se tu vedi, che catturi abbastanza la luce, cioè, Sì, non so si se, illumina, esatto, si illumina. illumina. Ecco, queste cose per noi sommelier significano moltissimo. Quindi quando si dice per i rossi rubino e per i bianchi giallo paglierino No, sono modi di dire. non sono modo di dire, perché ecco, nei bianchi Però hanno poco valore. hanno il valore nella misura in cui c'è l'intensità. Ad esempio, nel bianco, il giallo paglierino carico-scarico mi dice alcune cose. Ecco, in questo caso qua il colore è molto bello, che adesso sia tendente al rubino, che si chiede a una signora, sicuramente è rubino. Sì, certamente. No, nel senso di È battuta, classico colore, rubino, insomma, cioè esatto, esiste. sì, oppure granato, ecco, e Granato. questo svaria da questi Che colori non qua. vuol dire granaccia No, che non vuol comunque, dire tutta granato. un'altra cosa. Va Bene, bene, allora, allora sentiamo un sentiamo un attimo. po'. Prima il colore l'abbiamo visto che appunto Quindi è non è, soddisfacente sì, è il colore, soddisfacente. olfattivamente parlando. Vuoi sentire anche tu? Non mi chiedere il parere perché io No, ma non ti non uso. chiedo il parere, l'unica cosa che ti chiedo è, senti la pulizia che ha, cioè È fresco, la finezza, posso dire la fresco da freschezza e la ignorante. vinosità anche, no? Vinosità significa? No, ricorda il vino, il mosto quasi, è Mosto. leggermente. Poi ha un sentore di frutta matura, di frutta rossa, tipo sa di more lampone, questo al naso, e un tantino floreale. Stanno evolvendo anche altri profumi che sono, diciamo più mineralità, eccetera, che in questo momento non evolve, cioè non escono tantissimo. L'assaggio finale. Ecco, l'assaggio finale, io consiglio sempre quando si assaggia il vino di assaggiarlo 2 volte, perché, per motivi di reazione della bocca. Perché la bocca, una volta, se lo assaggi una volta sola, il vino, come lo dicevamo la volta scorsa, è un prodotto estremamente acido ed è quindi Il aggressivo primo per il impatto nostro, è è acidità. aggressivo. Poi l'alcol che arriva nel sangue e il cervello lo gradisce, in un certo senso, perché è un prodotto piacevole, al secondo sorso ti fa vedere il vino in maniera Diventa diversa. più gradevole, vuol dire? Sì, diventa più gradevole. Quindi 2 volte bisogna. Boh, può essere anche È una interessante sperimentazione che noi scoprire. abbiamo fatto in questi anni di svariati Quindi assaggi. mai prendere, tracannare un bicchiere così. No, Si fa, ma non assolutamente. si fa. Guarda, io ormai, a parte forse facciamo anche roteare l'acqua, no? Io addirittura, sicuramente la annusiamo anche l'acqua. Come ogni piatto che io ho l'occasione di avvicinarmi, la prima cosa che faccio, oltre che guardarlo, io devo sentire per filo e per segno che Beh, ma questa è una profumo. deformazione Sì, professionale, no? Quindi, sicuramente, sì. È quasi malattia, quasi intorno. malattia, bravo, patologica. Quindi torniamo a questa Granaccia che in fin dei conti allora è un vino Allora, che va rivalutato. questo vino, al di là della degustazione che sto facendo solo io, è anche, diciamo, intuitiva, ma è un po' una mia colpa, perché io ti ho detto, non parlo di un vino se non ce l'ho nel bicchiere. Beh, è giusto che sia così. Perché io dal vino devo trarre emozioni, devo trarre quello che dice, e non lo posso leggere Cercheremo di sull'etichetta. trovarne uno per ogni puntata, Grazie, no? grazie. No, che cosa dire di questo vino? Questo vino sicuramente, a mio giudizio, ma anche di altri, sarà il rosso sulla fascia costiera che, specialmente esclusa la parte del Rossese, dove già siamo di fronte a un prodotto, quando arriveremo ne parleremo, di grandissima qualità, sulla fascia costiera mancava un rosso, perché mancava un rosso e di questa qualità più che altro. Perché questo è un vino che evolverà negli anni, secondo me, in maniera straordinaria, perché è un vino che riesce anche ad essere fatto per l'invecchiamento. È un vino che dà il meglio di sé se lo lasciamo crescere il vitigno, nel senso che più i vitigni che stanno piantando adesso diventeranno con degli anni sulle spalle, più daranno vini di estrema qualità. È un vino che si può abbinare con dei piatti anche di pesce per certi versi, ovviamente pesci salsati, pesci importanti, eccetera, perché ha un tannino che non è così aggressivo, che è quello che è. Io ho bevuto sia il Canonau che lo Châteauneuf du Pape. Dal colore mi sembrano completamente diversi. Sì.
La domanda è, quindi l'origine a cui No, 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 abbiamo fatto riferimento no, non c'entra no, no, nulla, non è che non c'entra sono cose niente. No, diverse. no, non è che sia così. È che la vinificazione è una parte importantissima del quello che ottieni nel bicchiere. Qua stiamo parlando di un vino da vitigni giovani, come ti dicevo, da cui non si può chiedere, a cui non si può chiedere di fare dei vini estremamente longevi e estremamente strutturati. Per cui per questi anni, quelli che non hanno vitigni di una certa vecchiaia, mettiamola così, o maturità, forse meglio, dobbiamo accontentarci di un prodotto fresco, più facile, non ti dico di pronto a beva, ma o giù di lì. Anche perché leggo a 13 gradi. Eh sì, perché a 13 gradi, però a 13 gradi che è molto poco percepibile da un punto di vista gustativo, perché questa brillantezza è sinonimo di acidità, ha una buonissima acidità che gli dà un equilibrio. Questo è un prodotto così. Quelli che citavi tu sono vitigni, cioè scusa, sono vini che sicuramente sono fatti per una certa longevità. Quindi hanno una vinificazione diversa, hanno Sono più un'estrazione diversa. pesanti anche. Esatto, sì, probabilmente non si fermano a 13 gradi, perché questo qua, come tu sai, nel Canonau e nel Château del Papa, arrivare a 15 gradi è Ci mancherebbe, facilissimo. sì. Quindi qua lo abbiamo vendemmiato un attimo prima per dargli l'equilibrio Come acido. dire, questo in un pasto ne fai due o tre bicchieri tranquillamente, il cannonale ne fai uno e Eh mezzo sì, è e così. speri di alzarti con le tue gambe. Esatto, sì, voglio dire, sì. Questo qua diciamo che accompagna un pasto leggero, leggero, come è leggera la cucina ligure. Sì. Insomma, Che voglio dire. magari poi in futuro cercheremo di abbinare qualche vino a qualche piatto tipico, se ci riusciamo, ma non vorrei mettere troppa carne al fuoco, anche perché No, no. siamo appena partiti. Non vorrei Ci vengono troppe che idee. ci sgonfiassimo le gomme ancora prima di arrivare. Bene, Perfetto. ti ringrazio per la seconda volta per essere con noi, ci ritroveremo e non sarà sicuramente un modo di dire. E come già annunciato, noi usciamo adesso dal nostro studio per raggiungere una delle aziende che operano sul territorio. La prima ad ospitarci è la cooperativa Viticoltori Ingauni di Ortovero. Ed eccoci dunque ad Ortovero, nella sede della cooperativa Viticoltori Ingauni, in compagnia del presidente Massimo Enrico. Presidente, facciamo subito una breve cronistoria di questa cooperativa che festeggia i suoi primi 40 anni, dico bene? Sì, esattamente. Noi siamo nati nel 1976 per iniziativa di 13 pionieri, 13 soci che hanno deciso di costituire questa cooperativa. Originariamente aveva la sede sociale ad Albenga e la sede operativa ad Ortovero, nei locali al di sotto della casa comunale. Negli anni 90, l'allora amministrazione guidata da Lino Panero, attuale presidente onorario, ha messo in atto tutto quello che è stato necessario per acquisire i terreni e costruire questa nuova sede dove oggi ci troviamo. Negli anni 2000 c'è stato un piccolo incremento ulteriore per quanto riguarda la struttura della sede sociale. Ad oggi siamo una cooperativa che conta registro soci circa 200 soci iscritti, e dei quali ci permettono, tramite il conferimento delle loro uve, di produrre tutto quello che è il panorama della viticoltura del Ponente Ligure, DOC Riviera Ligure di Ponente, Ormeasco di Pornassio, IGT Colline Savonesi. La vendemmia è appena ultimata. Come si preannuncia questa annata 2016 o 2017? La vendemmia si è appena ultimata, è stata una vendemmia estremamente positiva dal punto di vista della qualità. La quantità dobbiamo registrare in questi ultimi anni una tendenza per quanto riguarda la nostra base sociale, di una raccolta in pochi casi che ha toccato il 100% della DOC e nella maggioranza dei casi una raccolta di uve che è andata sull'85-90% della DOC disponibile, quindi sicuramente in termini di quantità si poteva fare meglio, ma noi siamo già ampiamente contenti e felici di quello che abbiamo ottenuto ad oggi, un'ottima qualità sia in termini di gradi che in termini di acidità, che era una delle preoccupazioni, visto l'estate molto asciutta, siccitosa che ha riguardato le nostre zone, e quindi
possiamo dire, per quel che riguarda la nostra cooperativa, ad oggi estremamente soddisfatti della vendemmia 2016 che, come dicevi, sarà poi commercializzata, messa a disposizione dei consumatori nell'anno prossimo, presumibilmente per la vigilia del Vinitaly, comunque per il mese di marzo. Entriamo un attimo nella produzione. Quante tipologie di vini escono da questa cantina? Allora, noi, come detto prima, ci radichiamo in maniera forte per quel che riguarda la DOC Riviera Ligure di Ponente, quindi sicuramente il Pigato, vino principe principale di nostra produzione da sempre, Vermentino Riviera Ligure di Ponente, Rossese, quello più prettamente detto di Campo Chiesa, quindi non il Dolce Acqua, l'Ormeasco di Pornassio, quindi Alta Valle Arroscia, ci vede presenti con un'ottima base sociale che ci permette di produrre le tre tipologie fondamentali. L'Ormeasco quello più classico, lo Chaquetrà rosato e l'Ormeasco superiore da produrre, certificare e imbottigliare un anno successivo alla vendemmia. Abbiamo poi una serie di prodotti, diciamo così, di nicchia. Abbiamo qualche socio che ha cominciato a impiantare granaccia, quindi cominciamo a produrre anche questa tipologia di vino che di recente è rientrata anch'essa nella DOC Riviera Ligure di Ponente. In minimissima parte produciamo Lumassina e poi a calare vino bianco IGT delle colline savonesi, vino rosso IGT delle colline savonesi, bianco e rosso quello comunemente definito da tavola. Ecco, questo, diciamo così, è la nostra totalità di produzione, che in termini di bottiglia, a seconda delle annate, varia da un 250 a un 300.000 bottiglie di prodotto confezionato. È una bella cifra per quanto riguarda la nostra regione, non mi sbaglio? Sì, è una bella cifra, è una delle cantine, la nostra cooperativa, che da sempre si è distinta per produzione in termini di quantità e di qualità. Sicuramente per la Liguria è un bel quantitativo di ettolitri da gestire. Cioè, nonostante urge sempre, se non urge, insomma, diciamo che i tempi impongono una sempre più massiccia, come dire, promozione sul territorio e oltre il territorio. Sì, assolutamente, la promozione in tutte quelle che sono le sue sfaccettature, tipologie e anche criticità, se vogliamo, è sempre utile e la benvenuta. La promozione è quella che ti permette di farti conoscere, quella che ti permette di entrare dove non sei e quella che ti permette anche di crearti nuove e continue possibilità. Noi riteniamo che la promozione sia un elemento non da considerare come per raggiungere un solo obiettivo, ma come un elemento che va sempre incrementato, incentivato, perché una volta arrivato ad un obiettivo inevitabilmente te ne devi creare un altro per poter continuare a progredire per il prodotto, per la tradizione e per il territorio che noi rappresentiamo. In questo senso posso fare un accenno molto interessante, è quello di aver costituito insieme ad altre 24 aziende vitivinicole e olivicole della provincia di Savona e di Imperia, non più tardi di un anno fa, una rete di impresa denominata Vite in Riviera, la quale ha proprio l'obiettivo di promozionare il territorio, i prodotti e le aziende ovviamente che l'hanno costituita, per cercare veramente di essere tutti insieme forza comune per portare il prodotto e la nostra tipicità dove non è ancora arrivata. In questo senso la rete d'impresa è riuscita ad ottenere, grazie all'attività svolta, la gestione dell'Enoteca regionale sede di Ortovero per la provincia di Savona, ma quello è un tassello degli obiettivi che ci siamo posti, perché il principale per noi, per la rete d'impresa, è quello della promozione del prodotto vino, olio e derivati, diciamo così, dell'olio, delle aziende che ne fanno parte. Questo è un'aspirazione molto forte che abbiamo, un obiettivo grande che ci siamo prefissi. In questo senso possiamo anche dire che la promozione non si fa mai da sola, la promozione ha bisogno anche di risorse. Riponiamo molta fiducia nel PSR
che vi è presente attualmente in Regione Liguria, con l'attività del GAL del Savonese, che è notizia recentissima della scorsa settimana, è stato riconosciuto dalla Regione Liguria in termini di programma il primo in tutta la Regione Liguria. Quindi noi riponiamo in esso molte aspettative di finanziamento per cercare veramente di porre in essere quelle attività promozionali che sono stati un pochettino i motivi, le necessità della costituzione della rete d'impresa. Fare insieme per fare meglio. Prima hai citato il Vinitaly. Partecipate da alcuni anni a questa grande rassegna oppure? Dal Vinitaly partecipiamo a livello di prodotti, diciamo da sempre in ambito regionale, con lo stand che negli anni la Regione Liguria prima tramite l'Union Camere ha realizzato, da 2 anni lo realizza direttamente l'Enoteca regionale della Liguria, e in questi 2 anni siamo stati presenti fisicamente con una nostra area all'interno dello stand della Regione Liguria proprio per promuovere i vini della nostra cooperativa sia a livello nazionale che internazionale, visto che appunto il Vinitaly costituisce sempre la principale vetrina a livello mondiale del vino. E quindi un grande osservatorio. Da questo osservatorio, come vedi la situazione ligure nell'ambito nazionale e internazionale? C'è una ripresa? Siamo più conosciuti di ieri? Stiamo facendoci conoscere di più? Ma sicuramente rispetto al passato l'attività posta in essere dalle aziende, nella fattispecie, c'è stato negli ultimi 15 anni un miglioramento continuo e costante della qualità dei vini. Prova ne sono anche i premi, i riconoscimenti ottenuti sulle varie guide da viticoltori della zona, dell'Imperiese o di altre zone della Regione Liguria. Quindi questo è un primo tassello importante. La qualità è cresciuta notevolmente. Crescendo la qualità è inevitabile parlare del vino ligure, inevitabile non parlarne più, perché ormai il discorso è che il vino ligure è conosciuto sia sul panorama nazionale che internazionale. Il vino ligure ormai viene esportato per lo più in Europa, negli Stati Uniti, e quindi diciamo ha una valenza che va ben oltre la Regione Liguria. Ritengo che tutte le attività fatte dagli enti quali Regione, Union Camere, Camere di Commercio, l'Enoteca regionale della Liguria, la quale in questi ultimi anni ha ripreso fortunatamente il ruolo che le competeva, cioè quindi quello di promuovere il vino ligure in tutte le sue dimensioni in tutto il mondo. È stata svolta tutta una serie di attività che proprio sono convogliate nel Vinitaly nell'ultimo 2016, sono state svolte tutta una serie di attività di incontri B2B con importatori, commercianti eccetera, nella fattispecie quest'anno della Svizzera, e questa è un'attività che l'Enoteca regionale ha sviluppato in proprio per le aziende della Regione Liguria. Hai citato le esportazioni, parliamo di esportazione nel vostro ambito. Dove arrivate, se arrivate oltre i confini nazionali? Allora, oltre i confini nazionali ad oggi situazioni conclamate noi non ne abbiamo, non esportiamo. Abbiamo una piccola chicca, un piccolo cliente, un ristorante in Belgio che promuove e consuma il nostro vino. Ad oggi siamo a circa 4 spedizioni di tutte quelle che sono le nostre bottiglie, le nostre produzioni. Nella fattispecie le tipologie che vanno per la maggiore sono il pigato, il vermentino, il nostro Pigano spumante e una chicca che abbiamo creato quest'anno proprio celebrativa per i 40 anni, questa bottiglia che è come si vede con l'etichetta celebrativa 40 anni di vini, che ha la doppia funzione di vini e di vini in senso più celestiale, che è realizzata con un pigato vinificato e prodotto appositamente per questa bottiglia. Non è la semplice etichetta dove ci va a finire sempre lo stesso vino. Questo qua è un vino creato, pensato, studiato per l'anniversario dei 40 anni. È un pigato lavorato in maniera particolare dalla vendemmia, sulla vinificazione, sul
tra parentesi, invecchiamento, cioè l'affinamento in botte e poi l'imbottigliamento. Questo qui è un pigato che ha seguito in maniera più moderna, ma tutti i dettami della tradizione per la vinificazione. Quindi è di grandissima qualità? Ritengo un vino di grandissima qualità che esprima al meglio quello che per noi è il concetto di cooperativa, di viticoltura, di pigato. E dalla sede della cooperativa Viticoltori in Gauni di Ortovero vi salutiamo e vi rimandiamo a giovedì prossimo per continuare il percorso tra i vini di Liguria. Arrivederci.